Ciao a tutti, mi trovo in Finlandia, zona residenziale, vedete le casette. Volevo parlarvi velocemente del Movimento 5 Stelle, di cui io sono un fedele elettore, anche abbastanza convinto, almeno finché non si trova qualcosa ancora di meglio, ma diciamo sì, mi piacciono le persone che hanno Parlamento e condivido molto molti dei loro obiettivi e principalmente quello l'idea della democrazia diretta. E proprio di questo volevo parlarvi oggi perché secondo me l'implementazione della democrazia diretta nel Movimento 5 Stelle lascia molto a desiderare per vari motivi, adesso ve ne dico uno. Riguarda la tempistica delle votazioni. Tutte le decisioni che si fanno sul portale, no, non tutte, ma diciamo queste votazioni che ogni tanto si fanno per decidere alcune cose che sono fuori dal programma, diciamo, vengono fatte con una de decisione online, che si svolge generalmente in un giorno. L'ultima di qualche giorno fa per decidere su quale gruppo del Parlamento europeo far confluire i parlamentari del Movimento 5 Stelle si è svolta su un giorno e mezzo, ma comunque poco cambia. Il problema principale è che l'email che avverte gli iscritti che c'è una votazione. Beh, io la ricevo spesso o a votazione scritta o a votazione inoltrata, per un problema tecnico probabilmente perché, non so, avranno i server sovraccarichi, eccetera. Vabbè, ma a parte il problema tecnico, comunque loro la spediscono il giorno stesso, in mattinata, e questo secondo me non è una buona cosa, non è proprio accettabile, nel senso che la democrazia per funzionare presuppone anche almeno la possibilità di informarsi, di avere il tempo di informarsi, almeno qualche giorno prima di questa votazione, bisognerebbe sapere che si sta facendo questa votazione. Nell'ultimo, a volte magari si può capire, possono esserci delle eccezioni per cui sono veramente decisioni improvvise, e allora d'accordo, si può passare sopra. Però, per esempio, l'ultima, che riguardava il Parlamento europeo, già c'erano delle discussioni in corso, dei colloqui c'erano stati tra, non so, tra i vertici del movimento e il gruppo ALDE già da settimane, quindi si sapeva benissimo che ci sarebbe stata questa cosa, magari si poteva lasciare un po' nel vago, dire che stiamo considerando la possibilità di agganciarci a un altro gruppo all'Europarlamento, eccetera, intanto magari studiatevi quali sono i gruppi, eccetera, si poteva fare molto meglio, ecco, non è poi una cosa così urgente per cui dovesse essere fatta così rapidamente. E questo purtroppo lo fanno molto spesso. D'accordo, è vero, sì, sul blog di Beppe Grillo quando c'è una votazione di questo genere compare un post che spiega un po' i termini della votazione, però questo non basta, perché comunque è una visione molto, molto di parte, anche assumendo tutta la buona fede possibile di Beppe Grillo o dello staff, comunque hanno le loro opinioni, bisogna sentire sempre l'altra campana. E questo, prima di tutto, dovrebbero anche dare un link, qualche link, o a chi non la pensa come loro, o anche in alternativa di questa possibilità, almeno dare qualche giorno in più di tempo per pensare, per decidere. Ecco, questa è la mia critica di oggi. Vi saluto qua, vi mostro un po' altre casette, ma niente di che. Ciao ciao.